Ed eccoci tornati, benvenuti da Davide Di Castro per un altro appuntamento legato al mondo della medicina. Oggi vi parleremo di psicoterapia, lo faremo con un ospite che vedete qui seduta al mio fianco. Do il benvenuto a Piera Iade. Ciao Piera, ben trovata. Ciao, grazie. Grazie di essere con noi. Allora, tu sei una psicoterapeuta, ci racconti innanzitutto il come ti sei avvicinata a questo mondo e come concepisci tu la psicoterapia? Allora, la storia è un po' lunga, quindi ovviamente non posso farla tutta, però parte dalle mie formazioni personali. Io parto dall'analisi personale che avevo intrapreso tantissimi anni fa per questioni mie, e poi da lì mi sono allargata ad altri tipi di formazioni, dall'analisi corporea alla psicomotricità fino ad arrivare alla Sigma Sofia. Quello che però, che cosa è successo? Che in tutto questo percorso formativo e lavorativo, perché ho lavorato con i bambini della neuropsichiatria, gli adulti della neuropsichiatria, con gruppi di persone, insomma, farla breve, ho poi raggiunto la Sigma Sofia, che è un metodo di formazione. Ecco, spieghiamo nuovo un attimo, sì, che cos'è questa Sigma Sofia. La Sigma Sofia è un metodo di formazione di conoscenza personale recente, molto innovativo, e mi sono trovata a essere molto in sintonia con questa metodologia, perché tiene presente tutti gli aspetti dell'essere umano, che è un po' questo che io propongo poi nelle sedute individuali quando le persone mi chiedono il mio aiuto. Cosa significa? Che partendo dall'aspetto corporeo sensibile, quello che più di ogni altro ognuno di noi ha presente, no? Siamo in contatto con i cinque sensi, quelli non normali, consueti, che percepiamo con maggiore facilità. Esatto, però non basta. Questo qui, infatti, nel setting terapeutico che io propongo, c'è lo scambio corporeo, c'è la decodificazione di quelle che sono le comunicazioni non verbali, oltre a quelle verbali, e nella Sigma Sofia ho imparato anche a decodificare e a leggere il piano energetico, che è quello in genere non conosciuto, o meglio conosciuto sotto forma di aspetto quasi magico, mistico. No? Mistico. Invece no, è scientificamente provato che noi siamo immersi in un campo energetico, appunto, e che condiziona, con cui siamo continuamente in contatto, oltre a tutto il resto, o tutto l'altro mezzi di comunicazione che abbiamo con l'altro. La base di tutto questo, per me, per quanto mi riguarda, è la relazione, poi suddivisa in tutte le sue manifestazioni. Quindi all'inizio la persona che viene da me ovviamente parla, racconta la sua storia, però piano piano che si va avanti nel percorso, che è essenzialmente di consapevolezza, no? Quello che io cerco di trasmettere e di aiutare a raggiungere alla persona è la consapevolezza di sé. Quindi c'è un'atmosfera assolutamente di non giudizio. Asettica quasi. No, non è asettica, perché è importante che il terapeuta partecipi. Ah, ecco. Quindi, no? Cioè, io attraverso tutte le mie formazioni, compresa questa ultima della Sigma Sofia, ho imparato, e poi non è mai il completamento non è mai raggiunto, perché è una continua formazione a se stessi, è quella di partecipare alla causa, alla problematica della persona, ma nello stesso tempo essendone distaccati. E questo, per raggiungere questo, devi avere integrato quello che è il cammino personale tuo, fino a raggiungere all'origine di tutto quello che poi esprimiamo, che è il piano originario. Non in Sigma Sofia viene definito autopoietico, però è quello originario da cui tutti proveniamo. Ecco, dottoressa, la mission l'abbiamo nominata. Quali sono i mezzi per raggiungere questa mission? I mezzi sono differenti, molto diversi. Sono dal linguaggio verbale al gioco libero. Gioco libero è esattamente quello che fanno i bambini, che tutti noi abbiamo fatto da piccoli, dove c'è la comunicazione più autentica, e non è così immediato raggiungerla quando si è adulti. Quindi c'è un percorso anche lì per recuperare il gioco libero.
Il contatto corporeo, che adesso è un po' in crisi, però il contatto corporeo nel senso che se la persona è in un momento di crisi emozionale e ha bisogno in quel momento di contenimento proprio fisico, quello che fa la mamma col bambino, è importante, viene dato, questo viene offerto. Ecco, dottoressa, ma quali sono le persone che si rivolgono a lei e per quali motivi? Le persone che si rivolgono a me sono persone che partono in genere da delle problematiche quotidiane, può essere il problema nella relazione di coppia, con i figli, le ansie, le angosce, il senso, questo è molto... Anche le paure? Le paure, le ansie, le angosce, no? Non so bene perché, ma io al mattino mi alzo, ho paura, mi dicono, e allora di lì si inizia un percorso a ritroso fino a raggiungere l'origine, che per ognuno è differente, perché poi ognuno è legato alla propria storia personale, quindi la paura sua verrà dalla sua storia personale, quella dell'altra persona dalla sua, però poi all'essenza è la paura che va conosciuta, adesso abbiamo parlato di paura, ma lo stesso per l'ansia, l'angoscia, la depressione, va conosciuta per trasformarla in quella che è un'energia, per esempio, costruttiva invece di distruttiva, è comunque una produzione vitale. Io se ho l'ansia perché sono in vita e c'è in me la vita che gira, no? Che segue dentro di me, dentro al mio corpo. Le modalità poi possono anche essere quelle delle escursioni nei boschi, in questo... Ah, quindi anche fuori studio. Anche fuori studio, sì. E lì è ovviamente ognuno di questi interventi è modellato alla persona, cioè essere il tono, no? Seguire quello che è il tono della persona, il momento che presenta e anche la tipologia di persona, non c'è nulla di costrittivo, io propongo man mano che sento che la persona è in grado, potrebbe essere al momento di accettare una certa proposta. Con la Sigma Sofia c'è anche questa possibilità, infatti lì poi collaboro con i maieuti della Sigma Sofia, con il fondatore soprattutto, ad accompagnare le persone fuori, perché provenendo tutti quanti dall'essenza naturale, ognuno di noi proviene dalla natura, rincontrare la natura proprio nel suo... Può aiutare. Aiuta sì, perché io incontro un aspetto che fa parte di me e mi immergo proprio. Nel quale probabilmente abbiamo un po' tutti perso il contatto. Esatto, esatto. Allora, dottoressa, per entrare in contatto con lei io voglio dare il suo sito web, che è sigmasofi.com. Sì, non è il mio sito personale, è il sito dell'associazione, però dove mi si trova anche. Ecco, è possibile scriverle direttamente a pieraiade@sigmasofi.com per un consiglio, per un suggerimento, magari per capire se è possibile avviare una collaborazione. Sì, questo sì. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo, voglio ricordare ulteriormente che lei si trova in via in strada di Caporica SNC a Sutri Capranica, quindi qui vicino. Allora, scusi, questa è la sede dell'associazione ed è Caporipa, dove lavoro anche, e poi ho altri studi a Capranica. Quindi chiaramente però contattando al suo indirizzo email è possibile entrare facilmente in contatto con lei ad avere tutte queste informazioni. Grazie alla dottoressa Piera Iade per essere stata con noi. Grazie a lei.